Amici di Viaggio in Molise, il nostro itinerario oggi ci porta a Pestum per l'apertura della 24esima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Dal 27 al 30 di ottobre saranno giorni nel corso dei quali si incontreranno qui a Pestum operatori da tutta Italia e da tutto il mondo su un settore molto particolare, quello dei siti archeologici. Il Molise è presente con un suo stand e con tutte quelle che sono le meraviglie archeologiche del nostro territorio. Ricordiamo Sepino, Pietra Abbondante, Larino, Rocca Vivara, uno stand molto visitato, quello del Molise. Noi vi racconteremo questi giorni qui a Pestum, dove sono previsti addirittura 50 laboratori del Ministero della Cultura con partecipazioni da tutto il mondo. Allora andiamo a vedere che cosa è accaduto. Assessore Cotugno, l'attività di promozione del nostro territorio portata avanti dall'assessorato segna oggi un altro successo. Lo stand qui alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, molto visitato, molto ben fatto, dobbiamo dire, perché dà lustro effettivamente ai nostri preziosi siti archeologici. È un'altra tappa rispetto a quel progetto che lei oramai ha varato da tanti anni e si cominciano effettivamente a vedere i risultati. Beh, con grande orgoglio possiamo dire che forse è lo stand più bello della borsa qui a Pestum e l'interesse e la curiosità dei tanti visitatori ne è la prova. Sono veramente soddisfatto, contento del grande lavoro fatto dall'assessorato, dal governo regionale relativamente alla promozione. 4 anni di lavoro i cui risultati stanno incominciando a dare i frutti e per un territorio da visitare, da autentiche emozioni, ma io sono contento perché gli stakeholder stanno rispondendo alla grande, segno di una grande fiducia del territorio nei confronti del lavoro di questo governo regionale. Alle nostre spalle scorrono delle immagini meravigliose. Qui accanto a noi abbiamo un orecchino d'oro conservato al Museo di Altilia a Sepino, risalente addirittura al III, IV secolo avanti Cristo. È un po' il simbolo delle bellezze e di quanto ci sia di prezioso nel nostro territorio. Sepino, non a caso, Altilia è stata l'immagine utilizzata dal New York Times per dire venite, andate in Molise. Ma si sta scoprendo, io dico, il Molise nelle sue ricchezze attraverso le autentiche emozioni, perché questa opera di grande promozione da parte dell'assessorato sta dando i suoi frutti proprio mettendo in luce quelle che è una grandissima ricchezza della nostra regione per invitare un pubblico e una platea nazionale e internazionale a venire da noi. Ecco, ricordiamo, abbiamo citato Sepino, ma citiamo Larino, citiamo Pietra Abbondante, citiamo Rocca Vivara, citiamo Monte Vairano, il nostro piccolo territorio è immenso quanto a ricchezze. Ma l'elenco è molto lungo, abbiamo cominciato ben 4 anni fa, il 27 di novembre, con gli stati generali del turismo e della cultura a Termoli, 4 anni di lavoro, 4 anni di impegno forte sul territorio, per scoprire prima i molisani stessi, io dico, che devono scoprire la grande ricchezza di un territorio straordinario
e poi poterla portare in giro per il mondo a livello di marketing territoriale e delle nuove frontiere del turismo, per fare in modo che quel turismo che possa essere veicolo economico ed occupazionale della nostra regione possa essere realizzato, un obiettivo alla portata nostra, e oggi ne abbiamo la riprova. Siamo all'interno della Borsa Mediterranea del turismo archeologico e in particolare adesso ci troviamo allo stand della Palestina, un luogo suggestivo per molte ragioni. Insieme a noi c'è Giris. Allora Giris, qual è il senso della vostra presenza qui a Pestum? Noi siamo qui per parlare alla Terra Santa, Terra Santa Palestina, della Terra Santa, Betlemme e Gerusalemme. Noi chiamare tutti gli italiani a visitare la Terra Santa e a visitare Palestina. C'è tante cose per vedere, specialmente storica e cultura, come la chiesa di Natale a Betlemme, dove io abito. Noi qui per advertisement. Per promuovere. È importante un messaggio che arriva dalla vostra terra, un messaggio di pace in un momento molto difficile per l'umanità. Giusto, il turismo è un messaggio di pace. Quando tutti vengono alla Terra Santa, aiutare per fare la pace nella Terra Santa. Onorevole Di Giandomenico, siamo a Pestum, alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, all'interno dello stand del Molise, per i quali bisogna assolutamente fare dei complimenti perché è uno stand meraviglioso, oltre che visitato. In tutto questo c'è la mano dell'azienda di Soggiorno e Turismo, ovviamente insieme ad altri attori, tra i quali anche l'assessorato, ma c'è un impegno veramente operativo che viene riconosciuto unanimemente. Ma io direi che c'è la mano di un territorio che ha tante peculiarità, tanti beni, tante proiezioni che può dare, e qui cerchiamo di metterlo in mostra nella maniera migliore per incuriosire, fare in modo che si possa vedere anche con le immagini un territorio che vale la pena di venire a vedere. Ecco, una scelta di comunicazione molto efficace, perché non stiamo parlando dei classici dépliant, brochure e altro materiale di questo tipo, ma si punta molto sull'immagine, molto sulla descrizione dei territori. Vediamo scorrere delle immagini bellissime di tutti i siti archeologici del Molise. D'altra parte, questa ormai è la tecnica di comunicazione. Noi, al di là della tecnica di comunicazione, vogliamo metterci alla base della tecnica di comunicazione, vogliamo mettere un'idea, un progetto e un amore per un territorio che vale la pena di conoscere. Ecco, è tutto questo per favorire l'incontro tra la domanda di cultura, la domanda di turismo e quello che è, come dire, lo sviluppo di un territorio. Certamente, se non metti alla base la cultura di ogni attività umana, non hai la benzina adatta per far camminare la macchina.